raccomando, il mio nuovo fumetto è uscito in libreria, potete continuare a leggendolo e lo trovate in ogni libreria d'Italia, quindi andate proprio oggi perché oggi 17 è appena uscito ovunque e potete anche ordinarlo su Amazon se volete. Quindi che aspettate, andate subito a prenderlo e taggatemi su Instagram. Su Roblox esistono un sacco di giochi pericolosi, giochi che ti minacciano, possono praticamente fare di tutto con te e il tuo computer. Ed è per questo che ci sono io per voi, perché li proverò io a mio rischio e pericolo, potrei essere bannata e potrei avere il computer rotto, ma farò tutto questo io per voi, non dovete nemmeno scomodarvi. E quindi guardiamo questi TikTok che dovrebbero dirci dei giochi pericolosi e li proveremo uno a uno insieme, ma iniziamo subito dal primo. Giochi di Roblox che non dovresti mai giocare. Swan Location è un gioco che se entri la prima cosa, il gioco si chiama in realtà Mugen, ok? E si deve saltare dentro questo quadro che ti porterà in questo Swan Location. Ci sono un sacco di punti dove si spawna quelli per i giochi e c'è la possibilità di 1 su 1000 di essere bannati e di avere problemi col PC di averlo bloccato. Questa cosa mi mette un sacco paura. Proviamola. Questo Swan Location si dovrebbe trovare dentro questo gioco che si chiama Mugen. E già non mi fa una bella impressione. Eccoci qua. E qui dovremmo trovare il quadro. Ce ne sono tanti di quadri in realtà. Non saprei qual è quello giusto. C'è anche una scimmia. Era una scimmia molto inquietante, scomparsa subito. E dal TikTok mi sembra che sia questo comunque l'icona del gioco. Quindi entriamo. Oh mio Dio. Sono davvero entrata dentro un quadro. Sto vedendo Dio. Mi sta teletrasportando. Dove siamo? Perché sono un noob? Ehi, questo è un insulto! Ragazzi, ma è stranissimo. Guardate, qua c'è la lista dei giocatori e non c'è nessuno tranne me. In realtà ci sono tantissime persone, ma hanno spunto i nick. Questa cosa già non mi piace. Ok. E sono un sacco di punti di spawn in giro per questo mondo, ma non mi sembra che stia succedendo nulla se non avermi fatto trasformare in uno stupido noob. Ma scusatemi. Cos'è stato questo rumore? Non mi piace questo rumore. Ehi, quanta bella musichetta che c'è. Oh, è caduto un blocco? L'avete notato? Buongiorno. Che è successo? Non posso muovere il mouse. E ragazzi, no, non ci credo che questo gioco mi abbia bloccato. Mi ha davvero bloccato il computer. Ok, questa è la mia tastiera. Sto schiacciando ESC. Non mi fa uscire! No, ragazzi, adesso come faccio? Ma mi si perde la registrazione così. Ragazzi, voglio anche riprendere da fuori per farvi capire che non è assolutamente fake questa cosa. Sto muovendo il mouse, ma niente. E non posso nemmeno fare ESC. Ragazzi, sono fuori dal telefono. Penso che sia pericolosissimo. Wow, davvero carino che mi sia pure riavviato il computer. Ok, questo gioco è bocciato. Bocciatissimo. Non lo fate, ok? Allora, stiamo per giocare questo gioco che si chiama Melvin, che a quanto pare è molto pericoloso perché in questo gioco, a parte che ti dovrebbe dire il proprio indirizzo, dice, vabbè, comunque questo non credo, non è il gioco giusto, ma dovrebbe cambiarti l'outfit e farti disconnettere dal gioco praticamente, e in più potresti vedere questa figura che ti segue nei mondi, comunque tanta roba e tante cose terribili se ci pensate. Ma il vero problema è chi è questo Melvin, che okay, ragazzi, e c'è scritto Melvin è un mito ovviamente, che comunque era un vero giocatore nella vita reale che purtroppo è passato a miglior vita. Aveva il cancro nel 2008 e in onore di Melvin Roblox ha creato questi capelli traslucidi e quando li tocchi ti dovrebbe chiccare fuori dal server con una scritta bruttissima, ok? Le leggende dicono che davvero viene a cercarti, quindi state attenti. Andiamo a controllare. Ok, ci sono nel gioco e sono anche qua con il mio account sempre aperto per controllare che non succeda nulla di strano al mio avatar. Ok, quindi ce l'ho sempre sotto controllo e questo è praticamente il mondo. C'è un corridoio e c'è una testa. Ok, no, vabbè, vado io. Come si chiama questo? Al son normal noob. Allora, questa è la testa. È il momento di andarci. Wow! Devo controllare subito il mio account, tia. Sei stata kickata dal gioco perché Melvin sta tornando. Il mio account? Forse lo devo reflashare. Oh! Aspetta, è cambiato davanti mi. Aspetta. Cosa sta succedendo? Che è successo al mio... Dove sono gli oggetti? Si sono messi...
i Robux. Beh, carino! Mi ha fatto un outfit bellissimo! Ma che cavolo! Ok, non so se è una specie di script, cioè di cosa che il gioco ti fa fare. Scusami, amico? Ciao? Sperando che sia italiano. Ciao, ma chi cacchio sei? Ok, perfetto. Io ho chiesto di entrare, cioè, quando andare contro i capelli e poi rientrare nel gioco. Voglio capire se, ok, è una cosa che capita a caso, che ti fa fare il gioco o no. Però è inquietantissimo. Prego, prego, signore. Prego, vada. Dicono cose brutte, l'ho visto su TikTok. Anch'io, vai, entra, entra, tesoro, vai. Ok. È uscito. La stessa cosa che ha fatto a me. Adesso dovremmo vederlo rientrare. Oh mio Dio! Ha il mio stesso outfit. Siamo gemellini! Ma sono te! Io direi di chiudere questo gioco del cavolo, ok? Allora, sono già un po' sconvolta di tutto questo, ok? Però andiamo al prossimo TikTok. Ok. Ecco il mondo dove si trova l'hacker più potente. Appena entrate l'hacker troverete più potente. La scritta. Se lo vedete lui vi vede. Se andate avanti, okay, comparirà un altro pezzo di strada dove nessuno potrà seguirvi. Si dice che se arrivate alla fine, oh mio Dio, potrete incontrarlo. Io ho paura. Sì, effettivamente sembra che c'è qualcosa riusciti in fondo. Lui non va, andiamo noi. Allora, questo è il server, è vuoto, ok. Però ho paura che se entra veramente un hacker, che io venga bannata. Quindi ragazzi, mi sa che cambierò account, perché mi sta... Ho paura che continuando a fare queste cose purtroppo lo perdo, ed è l'unica cosa che non voglio, sinceramente. Non lo so, non lo so ragazzi, sono con un nuovo account. Ma vedete in alto a destra c'è solo il mio nick, che è Bobu Blouse. Non sta entrando nessun hacker. Hanno degli orari, forse sono a pranzo. A few moments later. È entrato qualcuno? Ma non è entrato da qui? È entrato da là sotto? Sta volando? Va bene, è il momento di andare avanti e vedere cosa succede. Se vedi questo, lui può vederti. Ciao, mi vedi? Sono lì qui sotto. Ok. Ok, va bene, tutto ok. Se vai avanti, io ti seguo. Ok, va bene. Nessuno può aiutarti. Grazie. Immagino sia rassicurante. Devo camminare nel buio, seriamente. No, non voglio guardare. Ve lo taglio, così non lo guardate nemmeno voi, così non succede niente. 2 hours later. Ok. Vedo una figura nera lì sotto. O qualcosa del genere. Apposta, sono uscita. Non era così spaventoso. Era solo una luce. Ok. Era solo una luce nera. Perché c'è un tipo che sta volando? Buonasera. È lei, signora, che devo incontrare? Lui? Salve? Wow! Sono i suoi amichetti quelli appesi? Questo tipo è inglese, posso vederti, sconosciuto? Senti, sconosciuto ci sei tu, ok, va bene? Perché sei venuto nel mio reame? Come ti rispondo? I was boring. No. Why? Che è successo? Mi ha disconnesso. Lo stesso account ha avviato l'esperienza da un dispositivo diverso. In che senso, scusatemi? Buongiorno? Per la prima volta in tutta la mia vita sono stata bannata da un hacker. Uno vero! Oggetto offensivo. Allora, scusate, attenzione, dove avere il controllo dei contenuti abbiamo determinato che il tuo comportamento. Meno male che ho cambiato account. Oggi 5/27/2022. Queste ragioni inappropriate, oggetto offensivo, goodbye. Non so che, disconnetti. Oh mio Dio! Io non credevo di fare questo video e le cose davvero funzionassero. Quindi andiamo avanti con il prossimo TikTok. Ci sono rimasta male del ban, devo essere sincera. Infatti penso che vi avrò censurato il nome del gioco, così vi salvo. Il prossimo TikTok è questo qui. Su Roblox Wiki possiamo vedere una lista dei giocatori morti di Oddio, Roblox. Oddio, è tantissimo. Ci sono tanti misteri, addirittura si dice che alcune delle loro anime viaggino ancora su Roblox, dentro i giochi creati da loro. Ma se ne vedete uno, fate attenzione, potrebbe perseguitarvi anche fuori dal gioco. Beh, noi non abbiamo paura, giusto? Allora, ho controllato ed effettivamente è vero, sono gli account che si sono visti in quel TikTok sono delle persone veramente morte, non quei TikTok strani che si vedono in giro dicendo questa persona è morta e poi non è morta perché lo sto facendo solamente per i follower. Cioè, questa qui era una creatrice molto importante e purtroppo si è tolta la vita. Adesso dice che
ancora gioca i suoi giochi. Sono molto curiosa. Il suo account è del 2009. E vediamo di vedere i suoi giochi. È la creatrice di Egg, che è un gioco comunque abbastanza famoso. E il gioco che usava era questo, Present Reality. Ok, vediamo se troviamo qualcosa. Ok, c'è uno stranissimo rumore. E questo è il gioco praticamente. Si è qui dentro e sembra un po' un fantasma. Cammini nel vuoto, nel bianco, e c'è tipo una scia dietro di te. Ma è infinito o c'è una fine a questa cosa? È proprio brutto però, cavolo. Ci sono rumori sempre più strani. Tipo come se si stia avviando un computer. Me la sono fatta addosso, sì, lo ammetto, lo ammetto. Ragazzi, non so cosa sta succedendo, il mio personaggio sta impazzendo. Non lo sto toccando, si muove da solo. Sono posseduta? Mi sono ammazzata da sola! Oh mio Dio, non vorrei essere inquietante, ragazzi. Ma la creatrice si è ammazzata da sola, quindi... io esco. Mi dispiace tantissimo per questa ragazza. Ok, è brutto qua. Ragazzi, noi ridiamo e scherziamo. Ci saranno quelli che dicono che non è vero. Però purtroppo Roblox è un gioco dove che possono... e può essere toccato da chiunque, ok? Anche dai giocatori che hanno brutte intenzioni. E questo... TikTok ce lo mostrerà. Games in Roblox that can che possono vedere dove abiti. Questo è il gioco che io censuro, ragazzi. Assolutamente. Non giocarlo. Noi lo proviamo comunque. Ok, questo è il gioco, lo censuro. E vediamo subito. Ok, sono nel gioco. E c'è una casetta. What? Hello player, questo è il tuo IP? Devo un attimo controllarlo. Oh mio Dio. Si è chiuso il server. Temporalmente chiuso il server, codice ba, ok, esci. E quindi? Non mi fa uscire, ok. Vado a cercare il numero che c'era lì e effettivamente quello era il mio IP, oppure l'IP di qualcuno che abita vicino a casa, cioè vicino da me, perché comunque c'è scritto Palermo Italia ed è praticamente la mia posizione. E ragazzi, per chi non lo sapesse, l'IP è quella cosa che si trova nel nostro modem che ci permette di, comunque, se l'hai, di trovare la posizione di qualcuno. Ed è terribile. Ci sono tantissimi giochi così su Roblox, non cliccateli. Ragazzi, l'ho ricercato perché comunque mi preoccupava questo gioco. Spiacenti, questa esperienza è privata. Non si può più giocare. Non cercate questi giochi.